programmiamo la nostra rotta per la traversata dall'Italia verso la Croazia. E durante le prime miglia arriva un clandestino molto speciale a cercare ristoro a bordo. Speciale, un piccione viaggiatore a granello, che ci arriveranno messaggi da terra. È stanchissimo, si è messo qua a riposare da noi, innamorato della Miriana. Ormai a 15-20 miglia dalla costa ci accorgiamo di alcuni problemini a bordo, quindi decidiamo di tornare nuovamente in porto a verificare meglio la barca per poi ripartire il giorno dopo. Buongiorno, sono le 4 della mattina, qui l'equipaggio è tutto pronto per ripartire. Guardando le carte, però siamo anche attorniati in mezzo al mare, in mezzo all'Adriatico, da dei pescherecci, uno lì e un altro di qua. C'è un po' di traffico oggi, stiamo controllando le reti a strascico, vediamo di non finirci sopra. Questa navigazione è all'insegna dello sgottamento. Aspetta che tiriamo fuori scontare. Vediamo gli articoli. L'articolo del perfetto. Poi c'è buiolo piccolo, buiolo intermedio, buiolo medio e bugnolone. Poi c'è il buiolo grande. E questo è, quando arriva questo è figa. Questo è il buiolo ormeggio. L'equipaggio è sotto coperta, stiamo preparando i documenti perché siamo alla dogana, alla polizia, per fare i documenti di ingresso in Croazia. Buongiorno equipaggio! Buongiorno! Come va la stesura di panni? Bomba! Abbiamo lavato e steso le ciarate. Bye bye Lussino, dove siamo diretti oggi? Forse a Silva, forse a Olive, o forse dove ci porterà il vento e dove abbiamo voglia di fermarci. Allora, cos'è che c'è un po' di noioso quando si naviga in barca? I bagni. Siamo alla disperazione. Ragazzi, siamo nella questione di... Siamo riprese con il pozzo delle acque nere, aiuto. Vediamo se Federico riesce a fare il miracolo che riesce a far funzionare la pompa. Ah, questa pompa manuale qua l'abbiamo portata fino lì e adesso stiamo svuotando il serbatoio delle acque nere. Allora ragazzi, qui abbiamo il timone Miriana, Lorenzo che sta pompando il serbatoio delle acque nere, perché abbiamo fatto un sistema, un archibugio con una, ecco, un sopravvissuto che scende da sotto coperta. Aiuto! Ecco, e abbiamo fatto, anzi hanno fatto Federico e Stefano, una pompa pratica manuale. Risolta la questione bagno, finalmente riusciamo a goderci una veleggiata tra le isole.
Allora, siamo ormeggiati in una baia di Silba, quella più a nord, ci siamo messi all'ancora. C'è un po' di vento e quindi dobbiamo fare i controlli. E qui nell'equipaggio proprio non ci manca niente, abbiamo anche i sub che sono andati a controllare l'ancoraggio. Oh, adesso siamo un po' più tranquilli perché abbiamo preso il cavitello. E dormiranno notti un po' più tranquille. La mattina dopo variamo il tender per andare a pulire il pesce che ci ha regalato l'ormeggiatore del cavitello. Buongiorno da Silva, qui abbiamo l'equipaggio. Ieri ci hanno dato il pesce e oggi l'equipaggio si saluta. Torna servizio traghetto. Bye bye. Stiamo ammainando il fiocco perché c'è un problema all'avvolgifiocco. Si allunga per un miglio non segnalata, cioè c'è sulle carte ma lì non c'è nessun segnale, quindi siamo attenti qua alla navigazione, anche perché adesso qua faremo un po' di slalom qui più avanti tra secche e isole. Comunque ci godremo il paesaggio. Modalità crociera on. Buon appetito. Fronte a noi l'isola di Molat e noi invece entriamo, le indicazioni stradali sono dritto a destra. Ci dirigiamo verso il bunker sopra Bozzava. Siamo nel bunker! Andiamo a sentire l'eco. Ragazzi, non sconfinfera molto questo bunker, quindi da qua abbiamo pensato di andare a dormire proprio là di fronte a Zverina, dove c'è un bel porticciolo. Niente, grotta bocciata in pieno, super bocciata, quindi per il faccio ha deciso no grotta. Ciao grotta! Controlliamo che non ci segua nessuno! C'è morto! C'è lo spettro, quell'altro c'è lo spettro che ci guarda da lì! Abbiamo già 10 topi a bordo! Attraccati a Zverinac, approfittiamo per fare un po' di esercizi di salita in testa d'albero. Buongiorno.
da Zverinac e oggi, essendo l'ultimo giorno, andiamo a fare i documenti proprio qua dietro a Bozzava, i documenti di uscita. Abbiamo salpato, siamo da Zverinac, siamo in direzione, allora, quella là è la grotta di ieri sera, anzi di ieri pomeriggio, è Bozzava, siamo in direzione Bozzava che è proprio qui dietro. Qui è Bozzava, qui siamo nella banchina degli ormeggi e tocca stare attenti perché qui lì è molto profondo, ma qui degrada velocemente e siamo un attimo in ansia. Abbiamo la barca parecchio discostata e siamo un po' in ansia, non tirarla troppo avanti perché se arrivano le onde ho paura che sbatteri. Oh, adesso ci siamo, l'abbiamo spostata, la chiglia lì è ben distante dal fondo e soprattutto qui la prua dagli scogli. Siamo qui appollaiati su questa cosa che abbiamo dedotto sia una raccolta delle acque, visto che siamo su un'isola. Un giretto perlustrativo in questa bellissima isola e paese di Bozzava. Ed è anche una bella isoletta su cui passare giorni di relax. Un po' meno rilassante vedere il traghetto che si ormeggia pochi metri dalla barca. Allora, abbiamo fatto i documenti, adesso siamo un attimo di relax, prepariamo la barca a salpare per tornare in Italia e questa volta la traversata ci aspettano sulle 100 miglia e purtroppo avremo tanta bolina, cioè vento da nord, 12-13 nodi e vediamo un po' come navigheremo.